possiamo mantenere in sicurezza all'interno del centro. Al deposito ENI di Calenzano si è verificata una violenta esplosione, causata probabilmente dalla dispersione di vapori di idrocarburi nell'area di carico delle autobotti. Al momento, purtroppo, si contano diverse vittime e feriti, ma l'incendio è stato domato. Ma qual è la situazione adesso e quali sono state le possibili cause di questo incidente? In questo video facciamo un po' di chiarezza, andando a fare una panoramica delle informazioni che abbiamo a nostra disposizione. Ovviamente, prima di iniziare, mandiamo un abbraccio a tutti coloro che sono rimasti coinvolti e alle loro famiglie. Siamo a Calenzano, in provincia di Firenze. Qui si trova un importante sito industriale ENI da 170.000 metri quadrati, attivo dal 1956 e che dal 1971 è collegato tramite un oleodotto alla raffineria di Livorno. Il deposito contiene, secondo il gestore del sito, ben 152.000 tonnellate di oli minerali, soprattutto gasolio, e siamo attorno alle 132.000 tonnellate. Al suo interno si svolgono varie operazioni che hanno a che fare con il mondo degli idrocarburi, come ad esempio operazioni di stoccaggio, trasferimento, scarico e carico su autobotti. L'impianto quindi presenta due aree chiave, una con 24 serbatoi nei quali viene stoccato il materiale e un'altra con 10 pensiline che permettono di rifornire le autobotti. Stando ai video di sorveglianza e come confermato anche da ENI in una nota ufficiale, l'esplosione sarebbe avvenuta proprio in quest'ultima zona, quella delle pensiline di carico. Una ripresa di una vicina videocamera di sorveglianza mostra infatti chiaramente un'autocisterna che esplode mentre fa rifornimento alla pensilina, che poi è stata letteralmente distrutta dall'esplosione stessa. All'esplosione si è accompagnato anche un violento boato, un rogo e un'imponente colonna di fumo nerissimo visibile anche a chilometri di distanza. Pensate che il boato è stato così forte da essere stato registrato anche dalla rete di sismografi dell'INGV. Nella tragedia è comunque un bene, tra moltissime virgolette, che l'incidente sia avvenuto in quest'area. Se l'esplosione avesse coinvolto i serbatoi, l'esito sarebbe stato ancora più catastrofico, soprattutto considerando la quantità di gasolio stoccato nell'area e che il deposito è vicinissimo alla ferrovia e all'autostrada. Ad ogni modo, appena dopo l'incidente, sul posto sono accorse varie squadre dei vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il sistema regionale per l'emergenza sanitaria. E le fiamme, fortunatamente, sono state domate dopo poche ore. Ovviamente, oltre al sito industriale, tutta l'area ha subito disagi nelle ore immediatamente successive. L'uscita di Calenzano sulla 1 è stata chiusa, ad esempio, paralizzando di fatto la rete autostradale, visto che quello è uno dei punti nevralgici della rete per collegare il nord al sud Italia. Ci sono stati problemi anche alla linea ferroviaria regionale, è stato necessario attivare dei bus sostitutivi e, ovviamente, tutti gli ospedali della zona sono stati allertati. Al momento 5 persone hanno perso la vita e 26 sono rimaste ferite. Questa è la cronaca, è quello che è successo. Ma a monte, quali sono state le cause? Innanzitutto dobbiamo dire che non abbiamo ancora una risposta certa e dovremo necessariamente attendere che le autorità svolgano le opportune indagini. Stando a quanto dichiarato dal presidente della regione toscana, che a sua volta citava quanto riportato da alcuni autisti degli autobotti, l'incidente sarebbe stato causato proprio da un difetto di carico in una delle autobotti. Secondo quanto dichiarato invece da ARPAT, cioè la sede toscana dell'ARPA, l'incidente sarebbe stato causato da una nube di vapore che si è sviluppata, si è spostata, è esplosa e ha quindi dato vita all'incendio. Una delle ipotesi che è emersa dalle prime ricostruzioni, infatti, è che questi vapori, presumibilmente di idrocarburi e dunque altamente infiammabili, siano entrati in contatto con qualche tipo di innesco durante il riempimento di una delle autocisterne in coda alla pensilina, dando così origine all'esplosione. È giusto fare presenti che impianti come questo sono classificati come a rischio industriale rilevante. In totale in Italia ce ne sono circa 975, come dichiarato anche dal dirigente dell'ISPRA in un'intervista. E come tali devono, o quantomeno dovrebbero, essere sottoposti a controlli stringenti, come previsto dalla direttiva europea Seveso. L'ultima ispezione ISPRA di questo sito risale al 2017, ma è possibile però che nel frattempo siano state effettuate ispezioni da altri enti, come i Vigili del Fuoco ad esempio. Tra l'altro, sempre durante la stessa intervista, viene fatto presente che la presenza di fumo nero indica che ci sono sostanze non bruciate del tutto, quindi al suo interno ci sono residui di idrocarburi e monossido di carbonio. Generalmente, infatti, il fumo nero è
peggio di quello bianco, proprio perché indica una combustione incompleta. Allo stesso tempo, come anticipato, in poche ore le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, quindi l'emergenza è stata gestita in poco tempo, limitando la quantità di sostanze nocive disperse in ambiente. Sicuramente poi il vento che soffiava ieri nella zona ha aiutato a, tra virgolette, tenere a bada le concentrazioni di inquinanti e di sostanze tossiche. Attualmente l'ARPA ha prodotto un comunicato stampa nel quale viene detto che, e leggo testualmente, le concentrazioni in aria a livello del suolo sono state ritenute trascurabili. Per tali motivi non si era avvisata la necessità di prelievo di campioni al suolo. Comunicazioni simili sono arrivate anche dalla regione toscana e dallo stesso comune di Calenzano. Non ci sono rischi per la salute. Le concentrazioni in aria a livello del suolo a partire dalla conclusione delle operazioni di spegnimento sono da ritenersi trascurabili e la nube dell'incendio si è dispersa in quota in tempi relativamente brevi. Un elemento di novità dell'incidente di Calenzano è che questa è stata la prima volta in cui è effettivamente entrato in funzione IT Alert, il sistema di allerta nazionale della protezione civile che invia una notifica sui nostri cellulari in caso di disastri come questo. Prima di ieri, infatti, il sistema aveva inviato soltanto messaggi di test. Il messaggio è arrivato a tutti i cellulari che si trovavano entro 5 km dal sito industriale alle 11:25, quindi in realtà circa un'oretta dopo l'esplosione. All'interno del messaggio venivano riportate le informazioni essenziali legate all'accaduto, quindi il fatto che ci fosse stato un incidente all'impianto di Calenzano e che ci fosse una fuoriuscita di sostanze pericolose, invitando le persone a trovare riparo al chiuso e non avvicinarsi all'impianto. Bene ragazzi, grazie per avermi seguito fino a questo punto. Spero che questo video vi abbia aiutato a chiarirvi le idee e, come detto prima, ovviamente noi non possiamo che essere vicini alle famiglie e conoscenti di tutti coloro che sono rimasti coinvolti in questo tragico incidente. Come vi ho detto prima, non sappiamo ancora quindi quali sono le cause esatte, però state tranquilli che non appena ci saranno dichiarazioni ufficiali saremo tra i primi a portarvele. Se avete altre domande, mi raccomando, scrivetele nei commenti e noi invece ci rivediamo per un prossimo video sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.